Succede che spesso dopo, diciamo, che un paziente ha avuto una frattura, mi riferisco alla frattura più emblematica, la frattura femorale, ovviamente si ricovera in reparto ortopedico, in ortoparto chirurgico, riceve cure, come abbiamo visto dagli interventi precedenti, cure che hanno fatto passi da giganti per quanto riguarda la capacità di restituire una buona mobilizzazione alla maggior parte di questi pazienti. Ma spesso non riceve indicazioni per quanto riguarda il trattamento e questo è fondamentale, perché dopo una frattura aumenta il rischio di avere altre fratture e questo rischio è un rischio che aumenta immediatamente, infatti è massimo nel primo anno dopo la frattura, quindi è importante trattare questi pazienti e trattarli subito. Cos'è che manca? Manca probabilmente una capacità di trasferire verso il territorio, diciamo, i consigli opportuni per il trattamento. Manca spesso un collegamento efficace fra l'attività ospedaliera e l'attività dei medici di base. Manca, e questo è un punto importante, una corretta codifica delle fratture, per cui si identifica con lo stesso modo una frattura legata per esempio a un incidente stradale e una frattura legata all'osteoporosi. Questo è una cosa che deve in qualche modo cambiare.